Bentornati, regà! Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, oggi vi porto un tutorial per come smontare completamente e pulire la nostra console Xbox Series S, ragazzi. Quindi, se giocate alla PlayStation, mi dispiace, ma questo video non fa per voi. Quindi, ragazzi, vi lascio al tutorial e vi spiego passo passo come dobbiamo fare per smontare la nostra console Series S, ragazzi. E adesso al video. Eccoci qua, ragazzi. Allora, tanto per iniziare, ci dobbiamo armare di un cacciavettino Torx misura T9. Quindi, a questo punto, dobbiamo andare a levare questi due tappini, chiamiamoli, ma sono semplicemente, ragazzi, due pezzettini di plastica molto molto leggera appiccicata per stare ad attappare le due vitine per iniziare a smontare la nostra console, ragazzi. Quindi a questo punto andiamo a levare questi due tappini con un cacciavettino a taglio molto molto piccolino, ragazzi. Dopodiché con la Torx andiamo a levare le prime due vitine, le togliamo e ce le mettiamo da parte, ragazzi. A questo punto molto semplicemente facciamo scorrere verso l'altro coperchio e il coperchio si leverà, ragazzi. Mi raccomando, non tocchignate la spugna e tutto il resto, ragazzi, perché serve per non far scuotere la roba all'interno. A questo punto dobbiamo andare a togliere queste vitine che non si vede bene tramite la mia webcam che fa caccare, ragazzi, ma sono verdi e lunghe circa 5 centimetri, ragazzi. Quindi a questo punto andiamo a levare tutte le viti verdi. Mi raccomando, solo quelle verdi. Perché solo quelle verdi? Perché quelle verdi fanno levare la scocca di plastica, ragazzi. Quindi facciamo tutto step by step. A questo punto possiamo notare che la plastica, ragazzi, si muoverà. E per toglierla basta semplicemente allargarla un pochettino, ragazzi. Come potete vedere, la console sguscerà da sola dalla sua scocca di plastica. Come potete vedere, ragazzi, la mia non è neanche così tanto sporca, ma io ogni 6 mesi è un lavoro che faccio sempre, smontare le mie console. Quindi, ragazzi, a questo punto, una volta tolte le due scocchette, abbiamo il nucleo della console coperto da un'altra scocca d'alluminio che noi dovremo andare a togliere anche quella. Ma prima dobbiamo andare a levare questi circuiti, ragazzi. È una cavolata, sono 3 viti. A questo punto, quando abbiamo tolto le 3 viti, ragazzi, andiamo a sollevare delicatamente questa scheda che avrà un innesto sulla scheda principale, ragazzi. A questo punto dobbiamo fare lo stesso lavoro su questo altro circuito. Leviamo la semplice vite e andiamo ad alzarlo molto delicatamente. Dopodiché, ragazzi, dovremo fare la stessa identica cosa sul lato più piccolo della console. Quindi la mettiamo in piedi e andiamo a levare anche questa scheda, ragazzi. Eccoci qua, regà. A questo punto siamo quasi a metà dell'opera. Non resta altro che andare a togliere la scocca d'alluminio, ragazzi. Per togliere la scocca d'alluminio, andiamo a togliere le altre viti, ragazzi, che erano rimaste sulla scocchetta. Mi raccomando, non state a togliere quelle nere, quelle 4 nere dove c'è quella sorta di X, perché quelle 4 viti, ragazzi, tengono la scheda madre attaccata alla scocca d'alluminio, ragazzi. E a noi non ci serve levare quello, a meno che non volete modificare la vostra console, togliere il dissipatore che c'è, metterne un altro liquido, ma esploderebbe tutto. Quindi, ragazzi, parliamo di cose serie. Andiamo a scoperchiare la console dopo che abbiamo tolto quelle vitine e, come vedete, è abbastanza pulita la mia console, non me l'aspettavo. Comunque sia, un po' di polvere sulla ventola c'è. Ora noi andremo a levare la ventola, ragazzi.
Quindi alziamo la ventola che è semplicemente appoggiata, regà, e con un cacciavitino, con una pinza, andiamo a far saltare il morsettino della ventola, ragazzi. Dopodiché la possiamo anche controllare, possiamo vedere che il dissipatore effettivamente ha un po' di polvere all'interno. Quindi andiamo a levare molto delicatamente il trasformatore che sta a sinistra, ragazzi, perché questo è il trasformatore della console, e stiamo attenti alla pasta che c'è, questa azzurra, ok ragazzi? Questa pasta cerchiamo di rimetterla in questa posizione in modo tale che quando andremo poi a ricomporre tutto prenderà da sola la sua forma, ragazzi. Quindi a questo punto, una volta che abbiamo messo a posto il trasformatore, che vi consiglio, ragazzi, se volete pulirla come si deve, potete usare un aspirapolvere e subito dopo potete usare l'aria compressa, ragazzi. L'aria compressa la troviamo in qualsiasi negozio, regà, bombolette da 3,50€ a 11€. Io ne ho fatto a meno perché comunque sia la mia console era abbastanza pulita e non l'avevo in casa. Quindi a questo punto mi sono aspirato il meglio che potevo tutta la polvere che stava all'interno della console. A questo punto, una volta che avete fatto i cazzacci vostri, ragazzi, ve la siete pulita per bene, avete pulito la ventola, la console, la casa o il tavolo in cui siete, possiamo iniziare per rimontare il tutto. Allora partiamo quindi dalla ventola, attaccando sul morsetto, l'appoggiamo nel suo innesto, ragazzi, è facilissimo. Dopodiché prendiamo il trasformatore che è a pressione e lo andiamo a incastrare nel suo alloggio, ragazzi, molto molto semplice. Una volta che abbiamo inserito ventola e trasformatore, non ci resta altro che inserire il guscio d'alluminio, ragazzi. Una volta che abbiamo inserito il guscio d'alluminio, andiamo a girare il tutto e andiamo a rimettere le sue viti, ragazzi, che saranno solo quelle grigie. Quindi come facciamo a capire dove vanno quelle grigie? Perché quelle grigie, ragazzi, sono più corte. Basta prendere la vite lunga, quella verde, e provare a inserirla. Se la vite entra tutta, non è il posto giusto. Se la vite non entra, ragazzi, dovete mettere quelle grigie. Comunque, se non siete sicuri, dovete segnarvele o fate una foto se siete più tranquilli. Quindi a questo punto io vi velocizzo il tutto e vado a rimettere tutte le vitine grigie, ragazzi. Se hai bisogno di soldi, un'aggiunta dell'Axo o completi mudati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS, in descrizione trovate i gruppi anche per PlayStation. E adesso al nuovo video. Quindi ragazzi, una volta che abbiamo messo tutte le viti e abbiamo ricomposto il guscio d'alluminio, prendiamo di nuovo i nostri circuiti e li andiamo a inserire molto delicatamente e andiamo a stringere queste viti, ragazzi, che vi consiglio di non stringerle troppo forte perché se andate a rompere la scheda è un gran casino, ragazzi. Quindi a questo punto, come abbiamo messo la prima, andiamo a mettere anche la seconda. Stringiamo tutte e tre le viti, non serve stringerle a morte, ragazzi. E una volta che abbiamo messo anche questa, andiamo a mettere l'ultima schedina, ragazzi, sulla parte più sottile. A questo punto mettiamo anche qua le nostre tre vitine, ragazzi, e una volta che abbiamo messo le tre vitine abbiamo completato il guscio della console con le varie schede, ragazzi. Adesso non ci resta altro che reinserire la copertura in plastica e una volta che abbiamo inserito la copertura in plastica possiamo girare la console sotto sopra, ragazzi, inserire tutte le vitine verdi e andarle a stringere. Mi raccomando, queste stringetele decentemente.
in modo che la scocca di plastica non balli all'interno della console. A questo punto prendiamo il coperchietto, lo appoggiamo, lo spingiamo verso l'altro e andremo a mettere le due vitine, ragazzi. Dopo che abbiamo messo le due vitine, possiamo riprendere i nostri tappini, chiamiamoli così, regà, e li attacchiamo di nuovo da dove li abbiamo tolti, ragazzi. Io spero che i miei video vi piacciono, raga. Lasciate un like, lasciate un commento, scrivetemi in privato nei commenti se volete tutorial per smontare anche il pad, se volete fare una sostituzione degli analogici, ragazzi. E al prossimo video, buona visione.